거 같이 빨리 FTC 했는데 하나 무슨 말 있어요?
kennen wir bitte die Video. Sicuramente, perché questa era una partita di cartello, era una partita contro una squadra che farà un campionato importante per l'organico che ha, per la piazza che è, per la tifoseria e per tutto, quindi per noi sono tre punti insomma, importantissimi, anche se poi insomma, le partite si faranno una alla volta, quindi adesso il fatto che ne abbiamo 25 non ci deve insomma, far alzare di testa, perché poi le difficoltà le troveremo magari su campi meno ambiziosi come quello della San Benedettese. Primo tempo così così, poi nel secondo tempo la partita si è accesa. Noi eravamo due squadre, a mio avviso, che avevano paura l'una dell'altra. Difatti è stata molto tattica nel primo tempo, perché come loro anche noi pensavamo a chiudere gli spazi. E quindi è stata magari poco bella e con poche occasioni. E poi queste partite insomma, di questa portata, come al solito, vengono determinate da un errore o da una giocata importante. Noi, come ci succede nelle ultime partite, la troviamo spesso e da lì poi la partita è un po' cambiata. Anche se poi col rigore insomma, la San Benedettese è ritornata sotto, ha fatto molto bene, quindi io faccio i complimenti a loro. Però insomma alla fine, se andiamo a contare le occasioni da gol, noi non abbiamo rubato nulla. Andare a cercare il pelo nell'uovo, vi siete complicati un po' la partita con quel rigore quando ce l'avevate in mano? Sì, perché a quel punto con l'espulsione loro e con il doppio vantaggio doveva magari scorrere via meglio, però poi insomma, come ho detto, uno può fare quello che vuole, ma l'episodio è quello che ti condanna o che ti premia. In quel caso insomma, l'arbitro ha dato rigore col 2-1, insomma abbiamo sofferto un pochino, a quel punto avremmo dovuto magari segnare subito per riportare il doppio vantaggio, ma non ci siamo riusciti, abbiamo sofferto fino alla fine. Di fare la sua partita, il Teramo è una bella squadra, niente da recriminare insomma. L'espulsione di Mengo sicuramente ci ha condizionato molto, perché probabilmente a 11 contro 11 potevamo fare qualcosa di meglio nel momento che siamo andati sul 2-1, però niente, continuiamo sperando in un futuro migliore. Teramo nettamente più forte, però la Samba forse ha peccato in qualità come al solito. In qualità, la Samba ha lottato come ha sempre fatto, con la grinta, con la forza, poi col senno del poi è facile, come sentivo dire, giocava Storani prima, giocava questo prima, cioè dopo col senno del poi siamo tutti allenatori. L'allenatore ha fatto delle scelte convinte e non si sono rivelate, probabilmente ai fini del risultato non si sono rivelate giuste, però voglio dire, non è che si può buttare la croce, cioè il calcio non si fa con i sì ma, si fa con quello che si vede sul campo. Dopo fine partita siamo tutti allenatori, questo assolutamente sì. Io quello che voglio, non voglio sembrare polemico, assolutamente no, perché dico che l'arbitro, cioè secondo me non si possono mandare in giro certi arbitri, e lo dico con coscienza dopo aver parlato anche con alcuni dirigenti del Teramo, non ci si può dare il contentino di un calcio di rigore che per me non era proprio, cioè per me ce l'hanno regalato quel rigore. Io credo che ne poteva benissimo fare a meno e meglio avrebbe fatto a gestire la partita in alcune situazioni. Il contentino così non serve, non è giusto. Secondo me la doveva gestire caratterialmente in un altro modo. Probabilmente gli arbitri che ci abbiamo sono questi e ci accontentiamo. Insomma.
insomma, però, no, ripeto, non inficia sul risultato, assolutamente no, perché il Teramo è una gran bella squadra e tanto di cappello, lo ribadisco, non inficia sul risultato, ma il cappellaccio è un bel allenatore che in queste categorie penso che abbia fatto sempre bene, quindi no, ripeto, non è con una critica per il risultato, perché il risultato ci mancherebbe, lo dice il campo, però ritengo per un calcio migliore anche in futuro certi arbitri è bene che stiano a casa, perché potrebbero creare dei problemi andando in giro. L'ultima, l'unica consolazione è la cornice di pubblico adatta a una partita. Vabbè, il pubblico di San Benedetto penso che non si debba dire niente. Fine partita, malgrado il risultato, hanno applaudito e hanno incitato la squadra e hanno detto che dobbiamo vincere insieme. Ci proviamo, noi con le nostre forze ci proviamo, sicuramente possiamo sbagliare, però tanta buona volontà, ce la metteremo.